Amici di Video Radio Channel, ci siamo, continuiamo con le bellissime interviste. Guardate un po' con chi sono oggi. Moreno, ciao Moreno. Ciao, un piacere. Ciao. Piacere mio, piacere nostro, insomma, incontrarti. Allora Moreno, nuovo singolo, parliamone subito così immediatamente. Presentaci questo nuovo singolo che ha già un video tra l'altro, quindi insomma a te la parola. Ma il nuovo singolo, anzi grazie dello spazio innanzitutto, il nuovo singolo si chiama Un giorno di festa, è prodotto da Big Fish, ho registrato da Marco Zangirolami, prodotto sempre dalla Universal, che sarà il primo estratto da quello che sarà il disco che uscirà il 2 di settembre. E che dire, un pezzo estivo che va a richiamare l'estate, per questo l'abbiamo fatto uscire in questo periodo. La maglia dell'Inghilterra non a caso è per una citazione all'interno del pezzo, che era un bomber, l'hanno capito troppo tardi, come Jamie Vardy, così per continuare questa favola, la sua e anche un po' la mia. Sono molto felice, oggi ho visto che ha superato le 100.000 visualizzazioni, spero che prima del prossimo estratto, dell'uscita dell'album, si possa arrivare a 500.000 o 1 milione di views, ma già avete fatto tantissimo. Vedi, noi ovviamente speriamo sempre di più, ma già mettiamo le bandierine. Assolutamente sì, però già un successo, tra l'altro anche un bel video, visto, bello estivo. Per i maschietti anche. Ecco, lì volevo arrivare, perché c'è proprio, diciamo, questa ripresa interessante. Iniziamo subito così. Sì, per i maschietti diciamo che è interessante. Ecco, qualche piccola anticipazione su questo album che appunto uscirà il 2 settembre, in cosa si discosta anche un po' dai tuoi precedenti lavori discografici? Anticipaci un po' quello che aspettiamo tutti. Ma diciamo che il primo album è stato partorito completamente all'interno del talent, della scuola di amici, quindi seguivo più progetti contemporaneamente. È stato l'album comunque con il doping anche televisivo, perché comunque sono stato il vincitore di Amici, che è andato meglio, però a livello mio di scrittura è stato anche il più faticoso, perché ho concentrato tutto in pochi giorni e avevo anche delle altre cose da preparare. Il secondo invece ho fatto molte collaborazioni, ad esempio, e a me piace collaborare, cioè può andare dalla persona con la quale collaboro, sia che sia una base, sia che sia un featuring, e quindi visto che ne avevo fatti diversi in Incredibile, ho occupato molto del mio tempo così. E invece questa volta qua del dopo Sanremo mi ci sono proprio messo concentrato e direi che è uscito fuori quello che volevo, meglio una maturazione così a scatola chiusa, nonostante i risultati, i premi che potrà ricevere questo album. Secondo me è l'album migliore che ho fatto senza dubbio fino adesso. Bravo, perché sì. Quello sicuramente noi dobbiamo sempre, no? Sì, certo, anzi, siamo soltanto all'inizio, ecco. Non mi sento arrivato, sono appena partito. Beh, ma questa è una bellissima cosa, secondo me, a prescindere da tutti gli artisti, no? Non bisogna mai sentirsi arrivati, no, anzi andare sempre avanti. Ecco, visto che hai nominato Amici, appunto vincitore di Amici, poi sì, sei stato anche dall'altra parte della barricata, no? Perché sei stato anche, insomma, giudice. Innegabile che è stato importante per te come esperienza, direi che comunque questo è stato importante. Come li vedi però da chi proprio ha partecipato, sia come protagonista che poi invece dall'altra parte, i talent in generale? Perché sono molto criticati, no? Il tuo punto di vista oggi, dopo diciamo quello che è stato l'esperienza. Sì, lasciano il tempo che trovano. In realtà la critica dovrebbe arrivare da qualcuno, secondo me, che o la vive la cosa o in generale l'ha vissuta perlomeno. Perché comunque in realtà se si chiama scuola di amici è quindi una scuola, e di certo a me ha formato anche nel mio percorso proprio come scuola. Mi sono rapportato con dei cantanti, con dei maestri che al di fuori di lì costano fior fior di quattrini, immagino, ho avuto la fortuna di poterci lavorare. È vero, a volte si dice che i ragazzi che escono dai talent lasciano un po', hanno il tempo un po' contato. In realtà vivo con la consapevolezza che è la musica che poi viene premiata e il lavoro, quindi sono qua per rimboccarmi le maniche, anche perché nel mio lavoro ci sono, è come una montagna russa, ci sono degli alti e dei bassi, bisogna saperci convivere. E che dirti?
Sono felice anche perché di certo se sono passato da alunno a maestro nel giro di un anno è vero che è bruciare le tappe, perché nessuno anche in una vera e propria scuola si laurea e poi l'anno dopo fa il professore. Sì, è stato un bel salto, diciamo. Tra l'altro sei stato anche un giudice abbastanza... Sì, abbastanza severo. Severo, anche insomma non hai avuto paura di dirla tua, insomma sei stato anche abbastanza... Ma quando si gioca con i sogni dei ragazzi, di certo io dovevo far prevalere la mia squadra e battermi anche magari tirando fuori un po' i denti per cercare di fare vincere i miei. E se diciamo i premi sono tre, che sarebbero la critica, la danza e il primo premio, ne abbiamo vinti due, direi che abbiamo vinto e quindi forse i denti fuori sono stati a volte un po' eccessivi, ma era quello che ci voleva. E ringrazio anche ancora comunque la signora Maria o in generale la scuola per avermi dato un ruolo così importante. Hanno dimostrato magari che oltre a un rapper c'è anche una testa pensante. Assolutamente, questo sicuramente sì. Dicevi Sanremo, com'è stata invece l'esperienza tua a Sanremo? Perché Sanremo comunque viene visto a volte come qualcosa di un po' vecchio, a volte non così. La partecipazione comunque di un rapper o comunque così sa di nuovo, no? Com'è stato per te? Ma per un ligure vale anche doppio, secondo me, poter partecipare al Festival di Sanremo nei big, e anche big, come vedete, sono seduto ma anche se mi alzo è uguale. quindi è stata una soddisfazione poterci andare, anche perché, ripeto, avevo già fatto il mio percorso ad Amici come vincitore, come coach, quindi sono riuscito a essere stato scelto da Carlo Conti o da chi faceva il cast perché il pezzo è piaciuto. E niente, è stata un'esperienza che in una settimana sembra tutto il percorso invece ad Amici, perché è tutto molto concentrato e non si può sbagliare poco, perché lì è tutto buono alla prima. E niente, ci marchiamo comunque i bei articoli che hanno fatto i tuoi colleghi anche quando sono uscito di lì, e la serata delle cover, il mio girone è stato vinto da me con una carezza in un pugno di Celentano, che ti assicuro che anche da noi che io che l'ho fatta e noi come staff, quando così non avremmo dato due lire a questo pezzo di Moreno, diciamo, che cantava Celentano, invece vedi, è stata premiata e quindi la vivo come un bel ricordo. Bene, allora torniamo invece ai progetti appunto attuali. Abbiamo detto un giorno di festa, quindi sì, l'album che uscirà il 2 settembre, siamo tutti pronti ovviamente. Progetti in tal senso, farai delle date, avrai comunque, andrai in giro per promuovere questo album, immagino. Certo, adesso diciamo diamo un po' di vita a Un giorno di festa, che è certo, uscito adesso. Che ovviamente consigliamo a tutti di andare anche a vedere il videoclip. Grazie, su tutte le piattaforme, eccetera, che trovate ovunque. Cercherò di arrivare fino a settembre un po' con anche queste date di radio estive, mm-hmm, di poterlo suonare in giro, però visto che è soltanto quello adesso, c'è soltanto il singolo, e poi comunque settembre è imminente, facciamo queste date, queste ospitate fino al 2 di settembre, dal 2 che ci sarà tutta la tracklist a disposizione, lo andrò a suonare ovunque, anche ai semafori. Bene, dove non volete. Semaforo, l'angolo, perché il semaforo, ovunque. Il semaforo ci sta. Moreno, il freestyle, un altro aspetto assolutamente fondamentale di quella che è stata un po' la tua storia, insomma questo freestyle ha anche avuto dei riconoscimenti, sì, in quel senso. Sì, diciamo che tutti quelli che volevo ottenere come riconoscimenti nel freestyle sono riuscito ad averli in bacheca, ed è l'unica cosa per la quale mi vanto. Come dicevamo prima, c'è sempre da migliorare, così penso che è una dote quella che, visto che è improvvisata, che si può affinare di certo, però ho toccato il massimo dei livelli che posso immaginare, così sono contento perché adesso il 22 al premio Lunezia, che è comunque un riconoscimento importante, dovrei ricevere, se tutto resta confermato, un premio proprio per il freestyle. Sono felice. È una bella di questa cosa. Dai, sì, sono davvero felice. Bene, allora mi sembra che va tutto a gonfie vele. Ovviamente in bocca al lupo per tutto. Viva. Grazie per essere stato qui con noi. Noi ti seguiremo, aspettiamo l'album che uscirà appunto il 2 settembre, seguiremo un po' tutte le tue attività. Ah, con questo vestito verde speranza, spero che mi porterai fortuna. Bravo, vedi, assolutamente sì, lo spero. Dai, fai un saluto a Video Radio Channel un po' dai. Direttamente Moreno, lo sai, freestyle non protesta, vatti ad ascoltare pure Un giorno di festa, faccio questa roba, non racconto tante balle. Un saluto a tutti gli amici di Video Radio Channel. Yeah! Moreno.
per voi, alla prossima. Ciao ragazzi.